Attenzione, si entra uno alla volta, eh? Ma non ci portiamo dietro il punto di zaino, no? Ma lui mette... Lo dici? Lascia qua. Ma possiamo anche lasciarli qua volendo. Tanto voglio dire, non c'è nessuno. Sì, infatti. Ok. Ancora gli anelli originali, visto il fissaggio. Vediamo lì. Aspetta, aspetta, se no ti ingrandi, se no ti ingrandi. Vai per saltire piccolino, non c'è problema. Perfetto. Grande. È inutile dirvelo, che lo sapete anche da soli, insomma. Ci sono lì tutti gli sfiati per la reazione, vedete? Uno sopra le nostre teste. Ce n'è un altro paio per lì, se ricordo bene. Ci sono? Sì. La reazione qua di nuovo. Spero che... Con le luci vanno, no? Il massimo te la lungo una della mia. Sì? Ok. Praticamente siamo a Vado Ligure sotto il... vabbè, non vi diciamo dove, va? Sono due... In un bunker tedesco? Sì, in un bunker tedesco, antisbarco, sul mare. Non vi diciamo il punto preciso, Vado Ligure. Ce n'è due. Noi stiamo visitando il primo. Non so se riusciremo a fare anche il secondo, ma cominciamo a vedere questo intanto. Allora, noi siamo entrati dalla casamatta, dalla camera di tiro. L'ingresso è nel corridoio qua a sinistra, poi procede anche a destra. Andiamo a vedere dove c'era l'ingresso. Questo c'è un pezzo molto bello che è scavato nella roccia viva, non rivestito dal cemento. Qua se no mi ha fatto tutte e due le luci, ragazzi, perché se no non vedo. Arrivo. Ok. No, ci sarà seconda, guarda un po'. No, ah, no, sono i tedeschi. Grande mani, sì. Questo è quel pezzo che abbiamo visto prima, giusto? Sì, esatto. Allora, più avanti c'è lo scheletro di un bagno, che ci si vede. Mi chiedo di fermare qua, ragazzi. Ah, no, no, più avanti, ok. Questo è l'altro garbo. Questo l'hanno aggiustato loro, questo è stato fatto dopo, questo cemento. Sì, no? È proprio quando hanno aggiustato... Quando hanno aggiustato? Per il porto. Qua è stato un tentativo di tapparlo. Sì. Sono tutte le pile scariche. Scheletro di un animale. Tutte le pile scariche. E? Pensavo di averla caricata. Sì. C'è. Sì, eh. Questo. Faccio una cazzata, mi devo un attimo perché non mi si accende. Qui c'è una maschera. Un'altra camera di tiro? Una mitraglia felice, credo. Ma come da un cubo di cemento sembrerebbe che c'era una mitraglia felice, sì, comunque no. Vedi? Non passi mai, è un pezzo di scarpone. Un pezzo di scarpone, sì. Guarda, sì, sì, questo qua è sì. Qua ancora dell'epoca, sì. Guarda, chiodato. Sì, sì, ho anche questi pezzi dei pezzi di cuoio. Può essere, sì. Può essere. Qui c'era una mitragliatrice, secondo te, Paolo, cosa dici? La Paolo, eccolo. Sembra cemento nuovo, ma evidentemente non lo è. Qui dove va? Lì c'era l'ingresso, praticamente. Ok, talmente ben conservato. Che attualmente è ostruito da pietre. È franato. Sì. Ma si vede ancora la vecchia mappa. Guarda qua, vieni a vedere. Si vede ancora la vecchia mappa. Ho trovato dei numeretti scritti al mattino appena sul muro, vieni a vedere.
Saranno nuovi o quella originale, secondo voi? La grafia è tipo quella di mia zia di classe 1903. Qua, le numerettini. Quindi sembrano originali. Sì. Questo è inconfondibile, è cemento vecchio. Sì, sì, sto qua palesemente, sì. Questo qua, eh? Sì, 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 lì sì. Qua sotto c'è... I listelli sono messi diversi, no? Il verticale invece quello orizzontale. Okay. E poi qua, anche, ok? E questa è la camera. Ok, vedi, sono in verticale. Direi che qua non ci piove, sì. Ok. Sì, poi ci sono paradisi. Sì, due impasti diversi, praticamente. Sì, sì, il pietrisco, sì, no? Sì, il classico calcestruzzo. Ok, ci sono. Chissà perché sto pezzo non l'hanno cementato, l'hanno lasciato di roccia viva, boh. Che c'è? Dritto, esatto. Non hai visto Laura? Da qua, ritrovamento. Qualcuno la definirebbe scoperta. Sai Laura? Grande qua. Impianto luci e qua c'è l'altro punto. Sì, ci dovrebbe essere un modo bene, sì. Impianto luci, ma devo andare. Poi viene la scala. Sì, qua c'è la scatoletta praticamente, giusto? Guarda, Paolo ha notato, non mi ricordavo, ho notato dove c'era l'impianto luci, vedi qua gli interruttori, c'era la scatoletta che era elettrica. Buco d'aerazione con tubo. Ah, addirittura, pensa, vedi? Sì, bello. Sto cercando di capire che materiale è. Potrebbe essere piombo. Oh, sono piombo addirittura? No, non lo so. A vederlo così sembrerebbe, sì. Anche di qua, vedi? Qui c'era un'altra camera di tiro. Sì. Ma sto cemento? Non mi sembra tanto, però va bene molto, eh. Non è che non ne capisco, magari con una minchiata, eh. Allora, qua era la canna, lì c'era la bocca da fuoco che usciva fuori, sì, ok, la canna. Ed era questa. Ok. Non è che magari qua c'era l'affusto del pezzo d'artiglieria, lì serviva, certo, per il rinculo, per fermarlo, quei due soldi nel muro. Può essere, può essere. Il rinculo del pezzo, almeno la canna con il rinculo si fermava, poi era il sistema anti-rinculo, appunto, riprava lì. Penso io, non lo so, anche io, penso io, non magari una stronzata. Anche io penso quello, però benissimo, ci vedo. Era così in incastro, fantastico. Esatto, fantastico. Esatto. Fantastico. L'anticulo è incastro praticamente, fantastico. Esatto. Cioè, sì, tutto, tutto, sì. Cioè, mettevano proprio... praticamente, facevano un basamento, mettevano il ferro, esatto, facevano la colata di cemento sopra e poi montavano il pezzo. Sì, praticamente lo facevano su misura per il pezzo, esatto, praticamente. Esatto. Mettevano il ferro per mettere, esatto, prendere la misura del trattore. Potrebbe essere. Eh sì, poi magari si formava un segnale per far gocciolare l'acqua in punti precisi. Bene, queste stalattiti. Eh sì. Eh sì, perché vedi che poi finiscono nei solchetti verso orizzontali, sì, vedi? Qua c'era dove c'era l'impianto di illuminazione. Sì, sì, c'era un interruttorino qua. Ah, interruttore, cosa, questo. Piccolino, ma... Mi dirai, solo che non puoi manco farci un fuoco, perché muori soffocato. E beh, però c'è il sistema di aerazione, Sotto e c'era qualcosa, Intendi di illuminazione. Lì, sì, fuoco, lì penso anch'io, sì. Erano, mettevano sto legno lì così, con il cementato, e poi con le viti ci mettevi qualcosa. Ci fissavano, sì. Poi erano cavi così. Eh sì, sì. Che buco lì? Ma qualcuno ha scavato? No. Lì pare che hanno aperto. Sì, guarda. Cosa sono venuti a fare? Guarda, c'è il capo del tesoro. Completa detector sono. Cosa volevo trovare? Vedi cosa sì, appunto. Capiamoci ragazzi, che. Cosa? Ancora il pezzo la fasciatura di carta, vedi? Pensa un po'. Qua c'era
un interruttore, una cortina, eh sì, lì sì, lì sì. Interessante. Oh, occhio, ragazzi. Ah, buon, buon, ok. Ceramica, cos'è? Sì. Qua troviamo un pezzo buio, ragazzi. Qua c'è una pila. È una pila, sì. Un uccelletto morto lì, c'è lo scheletrino, un uccelletto. Ah sì, no, hai fatto bene, infatti.